Ecco la chiesa di San Francesco. Sì, è la chiesa di San Francesco di Castelletto, una chiesa di cui sappiamo molto, abbiamo molti documenti, quasi quasi riusciamo a ricostruirla vedendo delle immagini, perché un notaio del Settecento, Domenico Piaggio, ha raccolto in 8 libri che sono alla Biblioteca Berio tutte le lapidi, gli stemmi, le iscrizioni delle chiese di Genova e del Genovesato. E quelle di San Francesco di Castelletto, chiesa distrutta all'inizio dell'Ottocento, alla fine del Settecento, non ricordo, per fare il giardino dei Brignole Sale dietro Palazzo Bianco, per fortuna è documentata in questi libri, questi disegni magnifici, e anche perché ricordiamoci che all'interno c'era un monumento di fama mondiale oggi, che è quello di Margherita di Brabante, che oggi è conservato, i pochi resti che sono usciti dalla distruzione sono conservati al Museo di Sant'Agostino qui a Genova. Ecco, alcuni marmi, alcune colonne di questa chiesa sono ancora visibili, ad esempio dalle finestre di Palazzo Rosso, ma anche da Palazzo Galliera. Ci racconta che cosa è rimasto? Ma intanto è rimasto il nome. Se si arriva in fondo a via Garibaldi, si gira sia a destra che a sinistra, meglio dire a destra, quindi la salita, si chiama salita Quattro Canti di San Francesco, perché si arrivava all'ingresso della famosa chiesa. Attualmente in cima si picchia un magnifico caseggiato al cui interno ci sono parti del chiostro 200-300 e poi la scuola Daneo, che subito dopo ha un altro pezzo di chiostro meraviglioso, il chiostro superiore, poi c'era un chiostro inferiore dove le famiglie nobili genovesi, dopo aver utilizzato San Lorenzo e altre chiese, le vigne, seppellivano i loro morti in questa grande chiesa così importante. Ecco, lei è andato alla ricerca di questa chiesa perché c'era sepolto anche un suo avo, vero? Ma sì, diciamo, mi è capitato di andare a vedere. Era un grande giurista del 400 e sul Piaggio c'è la lapide che i figli hanno fatto apporre, ma da lì è interessante proprio vedere come era fatta la chiesa, un portale con doppio ingresso di grande qualità, i frati francescani, credo che fossero loro, avevano fatto questa chiesa che poi è stata distrutta, anche perché la chiesa importante era San Siro, ma era una chiesa antica, poco più in basso, vecchia, quindi poco seguita dalla nobiltà, che voleva invece avere dello sfarzo e del lusso che a San Francesco di Castelletto c'erano. Senta, ma è vero che Brignole Sale avevano un loro palco da cui assistere alla messa senza mischiarsi col popolo? Ma io penso che non erano i soli, perché usava, visto che Genova è una città con pochi spazi, una casa, una villa, un palazzo e addosso a una chiesa, a un altro c'è poco spazio, e quindi era facile avere o un ponticello o una galleria di confine con una specie di finestra velata, soprattutto perché così le donne di casa, anche se non erano pettinate adeguatamente, potevano assistere alla messa magari con lo scialletto e non perfettamente in ordine. Questo però è la ricchezza della città, che vedeva queste storie di famiglia, ma anche dei ritratti, dei quadri, degli affreschi assolutamente straordinari. Quello che c'è di bello è che c'è un recupero virtuale, in parte con i disegni che ho detto, in parte lo si sta finendo adesso, tutto il tracciato delle colonne, delle navate, una è inglobata nel Palazzo Galliera, quindi entrando dentro si vede l'ampiezza della navata sinistra, è stato ricavato sul terreno, un bel recupero che permette di passare dal museo di Palazzo Bianco al museo di Palazzo Tursi, avendo un unicum dove c'è una meraviglia di plastico anche, che fa vedere la meraviglia dei palazzi dei Rolli di Via Garibaldi. Thank you.
San Francesco di Castelletto era rivestita di marmo chiaro e pietra di promontorio. Era lunga 76 metri e larga 25. Il convento fu fondato nel 1230, solo 4 anni dopo la morte di San Francesco e 2 anni dopo la sua canonizzazione. Nel 1250, quando fu iniziata la costruzione, Papa Innocenzo IV concesse il permesso per le sepolture e molti genovesi ricchi scelsero per questo San Francesco come loro ultima dimora. Tra questi anche Andrea Fieschi, un fratello del Papa, importante benefattore per il programma di costruzione dell'edificio religioso. Nel 1311 la chiesa acquisì un elemento distintivo in più. Margherita di Brabante, regina del Lussemburgo, morta a Genova, fu sepolta lì. La statua funeraria è dell'importante scultore Giovanni Pisano, che la realizzò tra il 1312 e il 1313. 50 anni dopo fu sepolto lì anche Simon Boccanegra, primo doge di Genova. Il punto debole di chiesa e convento era la posizione vulnerabile vicino alla fortezza di Castelletto, tanto che tra il 1505 e il 1537 i frati abbandonarono San Francesco per paura di un attacco. Truppe imperiali saccheggiarono la chiesa nel 1522. Verso la metà del XVI secolo i frati cominciarono la ristrutturazione. L'abbellimento degli interni procedette lentamente fino a quando Fra Giovanni Battista Fornari si mise alla guida dei cantieri. Questo periodo, esattamente nel 1579, è che il Gian Bologna ricevette l'incarico per la Cappella Grimaldi. Nel frattempo, Strada Nuova, oggi via Garibaldi, divenne una strada residenziale alla moda per la nobiltà genovese. Ansaldo Grimaldi, uno dei soci più grandi del Banco di San Giorgio, fece donazioni consistenti al monastero che a sua volta promise una messa ogni anno e per sempre, in occasione del suo compleanno, il 20 novembre. Nel 1579 Luca Cambiaso completò l'ultima cena, che era stata commissionata da Francesco Grimaldi per il refettorio del monastero. Circa 2 secoli dopo, sotto il governo napoleonico, i francescani furono soppressi, come tutti gli ordini. La chiesa e il convento furono espropriati dal governo e la chiesa fu gradualmente spogliata da marmi, bronzi e dipinti. Il processo di demolizione fu completato nel 1820. Suddiviso in lotti, lo spazio venne diversamente destinato, parte del convento, tra cui i 2 bracci del chiostro, vennero inglobati in edifici di civile abitazione, mentre della chiesa vennero distrutte 2 navate per realizzare il giardino a monte di Palazzo Bianco e per riquadrare Palazzo Tursi. La terza fu inglobata in un edificio adibito ad affitto. I resti sono ora visibili dal giardino retrostante Palazzo Bianco, in particolare le colonne e parte delle arcate che dividevano la navata centrale da quella di sinistra, mentre resti di una cappella sepolcrale sotterranea sono visibili nel passaggio di collegamento tra Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, nell'ambito del percorso dei musei di Strada Nuova.